Università in piazza, cortei in tutta Italia, Tafferugli a Milano, i rettori, la crisi degli Atenei più grave di quella dell'Alitalia. Erano in 40.000, hanno invaso pacificamente le strade di Firenze, studenti, docenti, ricercatori, sono arrivati da tutta la Toscana. Un lungo corteo contro la legge 133, che taglia i fondi ordinari, che blocca il turnover e che trasforma le università in fondazioni. In protesta anche gli studenti di Bologna, striscioni, fumogeni ed un unico slogan: noi la crisi non la paghiamo. Un corteo rumoroso che ha poi raggiunto la sede del rettorato. Mobilitazioni a Palermo, Napoli, Potenza, mentre a Roma i rettori di una quindicina di Atenei chiedono al governo di trovare una mediazione. Dicono no ai tagli indiscriminati e propongono una loro ricetta. Chiediamo una politica che sia attenta alle esigenze dei singoli Atenei, i quali sono disposti a farsi giudicare, a riformare le cose che non vanno, a ottimizzare le risorse, ma chiedono anche di essere valutati sulla base dei risultati conseguiti. Siamo pronti ad un'operazione trasparenza sui bilanci di ciascuno per evitare il collasso. I rettori sono preoccupati, la crisi delle università è peggiore di quella dell'Alitalia, dicono, 10 volte il caso Alitalia in termini economici. Sono pronti a darsi da fare, ma aggiungono no al blocco delle lezioni. Questi blocchi generalizzati delle attività didattiche si ritorcono contro gli studenti. Gli studenti della Sapienza di Roma intanto consegnano al Presidente della Repubblica una lettera, chiedono a Napolitano sostegno all'università. Studenti in corteo a Treviso, il mondo della scuola contro la riforma Gelmini, a Roma la proposta dei rettori. Ed è allarme da parte dei rettori delle università: senza la restituzione dei fondi agli Atenei che hanno i bilanci in regola sarà la catastrofe per tutto il sistema. Il messaggio all'incontro dei rettori è avvenuto oggi a Roma, per il Veneto c'erano quelli di Padova e di Verona. Il servizio è di Gennaro San Giuliano. Un patto di stabilità finanziaria per una corretta ed efficiente gestione delle università italiane, che scongiuri i tagli immettendo meccanismi di controllo della spesa. È la proposta lanciata nel corso di una conferenza stampa a Roma da AQUIS, l'Associazione per la Qualità delle Università Italiane, che raccoglie 13 università, fra cui l'Ateneo di Padova. I rettori sono contrari alle occupazioni e ai blocchi dell'attività didattica e lanciano una proposta di mediazione. Abbiamo preso una legnata con la manovra d'estate che imposta una serie di tagli generalizzati per i bilanci delle università, soprattutto a partire dal 2010. Sediamoci attorno ad un tavolo, Ateneo per Ateneo, per siglare un patto di stabilità con i ministeri dell'economia e dell'università. Solo in questo modo, a nostro parere, si potrà invertire la tendenza alla distruzione dell'Ateneo, degli Atenei pubblici, del sistema pubblico nel nostro paese. I 13 rettori si sono autodefiniti i volenterosi dell'università, ma avvertono che se non si apre una discussione sarà necessario aumentare le tasse universitarie a carico degli studenti.